Ragazzi, buonasera e bentornati sul canale. Io come sempre sono Guido e oggi siamo ad affrontare un altro video nel settore dei droni. Ma come vedete, a differenza del solito, sono in piedi e non a sedere sul tavolo qui del soggiorno. Perché? Perché voglio portarvi un argomento molto differente, che è anche difficile da trovare, diciamo, online, soprattutto nei canali italiani. Riguarda il settore dei droni da corsa, dell'FPV Racing, e vi voglio mostrare cosa io ho nello zaino, cosa porto abitualmente, ma non quando vado a divertirmi con gli amici per il volo libero, ma quando vado magari per qualche missione di lavoro. Sempre più spesso vediamo online, anche nei video, cioè fantastici. Anche nei video che parlano di documentari oppure nelle pubblicità, molto spesso negli spot, soprattutto nei social network su YouTube, vediamo sempre più spesso l'impiego di droni FPV Racing all'interno magari di un contesto che è molto differente. Infatti molto spesso alcune riprese, alcuni b-roll, invece di essere registrati con i droni tipo Mavic, tipo Spire, droni diciamo un pochino più cinematografici, vengono inseriti utilizzando i droni da corsa. Magari nel frattempo vi faccio qualche esempio, nel frattempo sto parlando così non vedete solo la mia brutta faccia, ma potete vedere anche qualche esempio concreto e di ottima realizzazione. Nel frattempo che vi mostro il contenuto dello zaino, come lo allestisco, diciamo tutta questa fase preparatoria che solitamente avviene il giorno o la sera prima, diciamo, della missione, vi do qualche piccolo consiglio che a me l'esperienza mi ha reso fondamentale per offrire un buon servizio ai clienti, ai committenti oppure ai colleghi che vogliono appunto approfittarne. Sono delle piccolezze, dei prodotti o degli accorgimenti che io cerco di fare ogni volta in modo da trovarmi a poter risolvere dei problemi avuti in passato nella maniera più smart possibile. Allontaniamo un pochino la telecamera così vi mostro anche il piano del tavolo e vi mostro in che modo costruisco il mio zaino. In primis, lo zaino vero e proprio. E questo è un prodotto che vi voglio mostrare molto bene perché non nasce come zaino da FPV, come quelli che si vedono in commercio che sono a parte costosissimi, ma poi sono degli scatoloni, sembrano da campeggio, e comunque è vero, ci va molto di un monte di roba e sono ottimizzati per i droni da corsa. Però io ne ho cambiati diversi di zaini e questo, anche se è abbastanza economico, è quello con cui mi ci sono trovato meglio. Man mano che carichiamo vi mostrerò le varie tasche, senza diciamo entrare troppo nel dettaglio visto che non è una recensione di questo prodotto. Iniziamo a farcirlo. Allora, innanzitutto vi mostro che qui all'interno c'è un cavetto jack, perché volendo qui fuori ci sono due porte, una per collegare un power bank e una per collegare il jack per le cuffie, perché volendo uno può tenere il cellulare per esempio qui dentro oppure il power bank qui dentro e far uscire solamente le spine di cui ha bisogno. In primis partiamo da questo scatolotto, che questo scatolotto contiene la mia radio. Che è un FR Sky. Quindi nella mia radio io ho il radiocomando, che sicuramente conoscete, avete visto in qualche mio video comunque altrove, il laccetto per il collo, che secondo me è fondamentale, io senza di questo sì, so volare, ma con questo mi sento molto più sicuro. Poi qui abbiamo il mio modulino Crossfire con la sua antennina, che praticamente è un modulo da inserire sul retro della radio, dove vedete questo sportellino bianco che è aperto, e mi permette di avere delle particolari caratteristiche di penetrazione del segnale con alcuni dei miei droni. È differente rispetto al modulo interno perché funziona su una frequenza molto più bassa e ha delle feature molto, diciamo, molto importanti. Ora non entriamo troppo nel dettaglio perché non è una recensione tecnica di questi prodotti. E poi qui vabbè c'è il caricabatterie.
E questo è il primo elemento che inserisco sul fondo dello zaino, che ci sta praticamente preciso, sembra fatto apposta. Lo zaino inoltre ha anche una tasca qui sul retro con il velcro, che può all'interno del quale si può inserire un laptop, un portatile fino a 15 pollici. Successivamente io inserisco questo pacchetto, che qualcuno la conosce. Questa è una safety bag, ovvero una valigetta ignifuga. Cosa c'ho qui dentro? Come potete immaginare, qui dentro ci sono tutte le batterie. Oltre alle batterie, però, io qui dentro ci tengo anche uno dei miei caricabatterie, di quelli diciamo un pochino più trasportabili. Questo caricabatterie mi ci trovo bene perché ha due linee di caricamento separate, entra benissimo nella valigetta e poi io lo posso alimentare, volendo, quando sono in mobilità, con questo cavetto, collegandolo qui alla tensione di input che c'è qui lateralmente, e si può utilizzare una comunissima, con questi due morsetti qui, questi due coccodrilli qui, si può utilizzare una comunissima batteria da automobili. Quindi se sono per esempio al campo volo dove non ho la corrente, io posso fare cicli di batteria utilizzando questo caricabatterie. Ha comunque l'alimentatore interno, quindi è facile da attaccare anche alla spina, perché molti caricabatterie, non avendo l'alimentatore interno, abbiamo bisogno di un alimentatore esterno per poterlo alimentare. Io questo, quando vado fuori a volare qualche servizio particolare in cui non so quante batterie avrò bisogno, lo porto sempre dietro, sia con il caricabatterie diciamo da macchina che con il caricabatterie quello da muro, in modo da essere sempre operativo e poter caricare le batterie man mano che le utilizzo, man mano che le scarico. Anzi, a breve dovrò anche fare un po' di pulizia delle batterie, perché ci sono alcune che stanno quasi per morire. Anzi, una oggi l'ho dovuta cestinare perché era proprio morta, durava 8 secondi. Ve lo immaginate? Nemmeno il tempo di decollare. E questa borsetta io la metto qui sul fondo. Terzo pezzo grosso, fondamentale per volare in FPV, è il visore, che sicuramente anche questo avete visto e rivisto sul mio canale, ce ne sono di diverse tipologie. Io ho acquistato questo qualche anno fa, con cui mi ci trovo bene, e penso che finché non farò il passaggio al digitale continuerò ad utilizzare questo. E qui il primo consiglio che vi do è: cercate di mettere i vari oggetti nelle borsette, diciamo i vari accessori nelle borsette dei vari oggetti. Per esempio, avete visto nella radio, nella scatolina della radio c'è presente il laccetto, il modulo crossfire, il caricabatterie della radio. Nella borsetta degli occhiali io ho il cavo di alimentazione e le antenne che solitamente uso, due antenne a polarizzazione circolare destra, come quelle che ho sul drone, in modo che non ho bisogno di aprire un'altra scatola per tirar fuori le antenne da montare qui, poi devo togliere, quando ho finito le stacco da qui, le rimetto nella scatola, diventa una roba un pochino noiosa. Quindi tengo tutto insieme, spazio permettendo naturalmente, in modo da essere più velocemente operativo. Ora non ti posso rispondere. Allora, e con questi diciamo sono gli elementi fondamentali essenziali per poter volare col drone. Ma naturalmente, oltre ad avere radiocomando, batterie, caricabatterie, visore, c'è bisogno anche del drone. La mia flotta operativa è composta da questi tre Razer, che sono tutti e tre dei 5 pollici. Questo è l'ultimo diciamo che ho assemblato, ed è quello diciamo che utilizzo, che utilizzerò più spesso per diciamo per le riprese tra virgolette cinematografiche, quindi le riprese un pochino più serie. Quest'altro invece, che inizia ad avere un po' di ore operative sulle spalle, lo utilizzo più che altro come drone da backup. Quindi può succedere sempre che, per qualsiasi motivo, essendo droni da corsa, possono crashare
questo lo picchio e lo rompo, che per quel giorno lì non lo posso più utilizzare, ho un drone di backup. Questo terzo drone, il più vecchio della flotta, che è messo decisamente maluccio, è pieno d'erba, è sporco e i motori sono tutti storti, è proprio il backup del backup. Solitamente questo qui è il drone che utilizzo per, tra virgolette, gli esperimenti, quindi per fare un po' di pratica di volo, soprattutto per il freestyle, e che utilizzo magari per illustrazione. Però spero di non avere mai il bisogno di utilizzarlo in sostituzione di questi due, perché significa che sono proprio messo male. Però visto che ce l'ho, una GoPro session la porta su, e diciamo ci si può un attimo arrangiare con questo affare. Questa borsetta ha il vantaggio di avere gli elastici qui sopra, che sono utili. Io solitamente qui sopra ci metto il drone principale in questo modo. Tiro l'accetto. Ed è ben ancorato qui sopra. E poi qui lateralmente metto da una parte uno dei, diciamo, dei due droni accessori. Di qua che c'è l'accetto più lungo. E da quest'altra parte metto l'altro. Ipoteticamente i droni andrebbero messi senza eliche per due motivi: uno, per evitare di rovinare le eliche se lo zaino viene appoggiato a terra, se struscia contro un muro eccetera, e anche per evitare di far male magari alle persone che si possono muovere intorno quando magari ti stai trasferendo da uno spot a quell'altro. Però visto che io sono il re della pigrizia, preferisco tenercele montate su. Non abbiamo finito, perché oltre a queste cose qui ci sono degli altri accessori che io porto sempre con me e sono immancabili. In primis, utilizzando questa tasca qui, diciamo superiore, questa comunque grossa ma non come quella principale, eliche, tantissime eliche di ricambio, perché le eliche sono naturalmente, come potete immaginare, la cosa che prima si rovina, anche se il drone non ha un crash, ma magari sfiora un muro, sfiora dei rami di un albero o di una pianta, in fase di atterraggio struscia un po' in terra, le eliche sono quelle che si graffiano perché sono di plastica, e purtroppo un'elica messa male può generare un effetto molto brutto sul girato del drone, che sarebbe l'effetto gelo, ovvero vedete l'immagine tutta vibrante, tutta gelatinosa. Quindi io personalmente, finché sto utilizzando droni da corsa per fare freestyle, non mi interessa del risultato della qualità video, posso andare anche con le eliche tritate, ma finché devo utilizzare o creare un contenuto, un prodotto da consegnare e impacchettare per un cliente, ho bisogno che il video sia perfetto. E di conseguenza, appena un'elica si scheggia, si ammacca, si piega, io la sostituisco, e l'elica che tolgo, a meno che non è da buttare via, la metto da parte, appunto per le sessioni sperimentali. E queste eliche io le metto tutte in questa tasca qui. Ma una volta, ragazzi, sapete cosa mi è successo?
sono andato in uno spot bellissimo in montagna, una zona qui su le colline pisane. Non c'era un posto per decollare, non c'era un posto per decollare, perché era tutto pieno di neve, ma neve fresca, o c'era dell'acqua o c'era del fango. Io non ho trovato un posto dove decollare, soprattutto dove atterrare, quindi mi sono dovuto arrischiare di fare decollo e atterraggio a mano. E quindi, per scongiurare questo problema, ho comprato questo bellissimo sacchetto a qualche euro. Ve la ricordate la tenda dell'IKEA alla 2 secondi? Il concetto è lo stesso. Quindi una base d'atterraggio arredata di catari frangenti che non ho mai utilizzato e di picchetti anche, perché in condizioni di vento questo affare volerebbe in un secondo. E quindi io, in caso di problemi, soprattutto sulla neve e montagna, metto questo coso a terra, e cioè innanzitutto un riferimento ben visibile dal cielo e poi una zona sicura dove atterrare e decollare. E questo va a finire nella tasca insieme alle eliche, in modo da essere a portata di mano quando serve. Ora si passa alle minuterie, alle cose un pochino più piccoline. Dimenticavo, questo è fondamentale, la GoPro. Io utilizzo quasi sempre una Hero 8, che mi ci trovo molto bene. E con la GoPro, se qualcuno ci capisce qualcosa di fotografia, anche a seguito magari del video, guardando anche il video in cui spiego la necessità dell'accessorio che sto per mostrarvi, abbiamo bisogno dei filtri ND, ovvero, ve li mostro, se riesco ad aprire la scatolina. Allora, questi filtri ND che si attaccano magneticamente davanti il muso della GoPro servono sostanzialmente per scurire l'immagine. Sono di gradazioni differenti, si va dagli 8 al 32, almeno quelli con cui mi sono trovato più spesso ad utilizzare. Servono per abbassare un pochino l'esposizione, in modo da poter regolare l'otturatore in maniera manuale, non lasciarla automatica. Non sto a entrare qui nel dettaglio, ma vi faccio comparire qui sopra la scheda dove potete andare a vedere di cosa stiamo parlando. E questa scatolina dei filtri, che naturalmente è essenziale ogni volta che porto la GoPro, la metto nella taschina qui, nella retina qui laterale. Altro oggettino da non trascurare sono delle strap di ricambio, che servono appunto per sostituirle nel caso in cui, a causa di un crash, la batteria strappi via queste strap. Almeno un paio portatele sempre, perché può succedere in qualsiasi momento che una strap si possa strappare. Senza strap praticamente non si vola, tanto vale tornare a casa. Oltre alle strap, qui vabbè c'è la scatolina delle antenne video, che però per il momento non ci serve, possiamo mettere qui dentro. Ho sempre nella taschina qui in fondo una chiave per svitare le eliche. E poi, tornando alla nostra GoPro, qui ho una scatolina con una batteria accessoria, una batteria extra, che si carica tramite la porta USB, che, diciamo, in questo modo, mentre sto volando con questo, posso ricaricare quest'altra batteria e viceversa, in modo da non rimanere a piedi con la GoPro. Io per ora, con una batteria per l'utilizzo che ne faccio, considerando che le batterie del drone durano qualche minuto, è sufficiente una batteria in più rispetto a quella che c'è già all'interno della GoPro. Ragazzi, ma non è finita qui. Questo è lo zaino con tutti i cimbracoli che avete visto, quindi un unico paccone che mi permette di volare.
Però io, un po' per pignolaggine, un po' per esperienza pregressa, ho sempre con me questa valigetta, che era la valigetta di un trapano, trovata forse vicino a qualche discarica, dove dentro però ho messo un po' di accessoristica varia, a partire da una scatolina che tra parentesi si è anche aperta, che contiene qualche minuteria di ricambio, viti, fili, standoff, un pictel per le antenne, un po' di roba varia, nastro isolante, un saldatore da campo con un po' di stagno di diverso spessore, una cacciavite con le brugole necessarie per svitare appunto le viti dei droni, il tester delle batterie da campo, una pinzetta, un paio di forbici, un'altra chiave per svitare le eliche, pinzette, eccetera eccetera. Se vi interessa magari lasciatemi un commento che faccio un video dedicato appunto a tutto quello che serve per essere sicuri di continuare a volare anche dopo un crash, naturalmente un crash che non abbia disintegrato il drone, quando siete fuori, senza dover tornare a casa oppure perdere la giornata. Ah, dimenticavo, anche questa spazzolina è fondamentale, perché se volate nell'erba, soprattutto in inverno che la terra è sempre umida, questa qui vi permette di pulire i motori, di togliere un po' di terra dall'elettronica e quindi pulire il drone senza perderci troppo tempo a doverlo rismontare tutto. Io ragazzi, come al solito, vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, spero di avervi tolto qualche curiosità, di avervi diciamo fatto interessare con qualcosa di diverso. Speravo di fare una cosa veloce, ma sicuramente come sempre sarà venuto un video lunghissimo, quindi la mia speranza è quella di non avervi annoiato. Come sempre ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice e non dimenticatevi di scrivermi un commento se avete qualche domanda da fare riguardo questo argomento o qualsiasi altro argomento che io tratto sul canale, visto che spazio parecchio, e condividetelo anche magari con qualche amico che si vuole lanciare nel mondo dell'FPV. Ma soprattutto, buon divertimento!